Buonasera a tutti, siamo qui testimoni di una situazione veramente drammatica, che è quella della famiglia Fiorucci. La famiglia Fiorucci è stata sfrattata di casa e, pur avendo diritto ad una casa popolare, si trova adesso in condizioni di dover dormire per strada. Non fosse soltanto questo, ci dobbiamo aggiungere anche l'indifferenza non solo dell'amministrazione, ma di tutti coloro che sono chiamati a risolvere questi problemi. In primis gli altri cittadini, perché è veramente vergognoso che una situazione del genere, che potrebbe realmente capitare a tutti, non venga condivisa, quando anche fosse soltanto con un messaggio di solidarietà veramente da tutti quanti, perché questa è realmente una problematica comune. È una battaglia che non ha colore politico, perché non è una battaglia politica, è innanzitutto una battaglia umana, e quindi denunciamo l'assenza di tutte le istituzioni e di tutti i personaggi che sono chiamati a risolvere questo tipo di problemi. In particolare l'assenza del sindaco e dell'assessore alle politiche sociali, che si sono totalmente disinteressati della questione, cercando di calmare gli animi con promesse che poi sono state disattese. Invitiamo quindi tutti i cittadini qui presenti che possono essere incuriositi da questa situazione un po' strana, un po' particolare sui generis, a partecipare a questa assemblea per condividere il nostro messaggio di solidarietà e per dare un aiuto che non è per nulla secondario alla famiglia Fiorucci, che ricordiamo ha tre figli, veramente è una situazione drammatica. Una battaglia, l'ho detto prima, non è politica ma è umana, ma la politica si deve occupare di queste questioni, altrimenti la politica che cosa ci sta a fare, insomma? Loro sono appunto chiamati a risolvere i problemi di chi non può risolverseli da soli. Questa è veramente una battaglia primaria, una battaglia di solidarietà che noi ci sentiamo di portare avanti insieme alla famiglia Fiorucci. E adesso passo la parola a Vincenzo Grossi.